L'ombra dell'omicidio Albi sul processo per la rapina all'agroalimentare di Cepagatti dell'11 luglio del 2022, per il quale nel pomeriggio il gruppo Fabrizio Cingolani ha condannato a 7 anni e 6 mesi Cosimo Nobile e Maurizio Longo, 3 mesi in più di quanto richiesto dal PM Luca Sciarretta. Gli altri due imputati, Renato Mancini e Fabio Iervese, hanno patteggiato 2 anni e 4 mesi. Si chiude dunque il cerchio su questo episodio di cronaca che ha assunto particolare rilievo per il legame che, secondo la Procura di Pescara, avrebbe con un altro episodio ben più grave, ovvero l'omicidio sulla strada parco del 1 agosto dello stesso anno dell'architetto Walter Albi e il ferimento di Luca Cavallito. L'11 luglio Nobile, Longo, Mancini e Iervese fecero irruzione a volto coperto nel centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti e aggredirono una guardia giurata sottraendogli non solo una valigia con all'interno il bottino tra contanti ed assegni di 30.000 euro, ma anche la pistola, risultata poi essere l'arma utilizzata nell'agguato sulla strada parco. Abbiamo un altro processo in corso che riguarda altri fatti ben più grave, sul quale confermiamo l'assoluta estraneità del Nobile, e quindi la strategia difensiva era quella che oggi fosse irrogata una pena che tenesse conto esclusivamente di questo fatto di reato per la sua obiettiva gravità. Valutiamo di ricorrere in appello perché la pena irrogata è probabilmente troppo elevata rispetto al fatto in sé e alla sua obiettiva gravità. Ha influito il legame con la vicenda dell'omicidio Albi? Penso proprio di sì, perché in effetti il riferimento è stato fatto e quindi su questo è stata fatta una richiesta molto alta.